eccolo che è arrivato, ecco che vi saluta. Dalla Francia arriva. Puoi tenere il microfono più vicino? Grazie, grazie. Sono molto contento di essere qui. Mi scuso se segnerò con la lingua dei segni internazionale. Spero che appunto i francesi possano capire. Ecco, io sono presidente dell'ENS nazionale francese da tanto. Adesso in questo giorno, appunto, questo giorno è collegato con la storia e dunque nel futuro rimarrà nella storia. Il 27 e il 28 giugno 2013 ci sono tantissime persone che sono arrivate qui proprio per combattere con il 1880, perché la storia deve cambiare, la vita deve procedere. Io l'ho già detto più volte presso l'ENS regionale, l'ENS Milano, ho già spiegato i diversi obiettivi, anche in Francia abbiamo gli stessi obiettivi, abbiamo tanti obiettivi e risolverli è facile. In Francia le regioni, noi vogliamo collegarci con loro proprio per propagare la lingua dei segni, il bilinguismo, i diritti umani, i sordi, la cultura dei sordi. A Milano? La stessa cosa, noi ci associamo a loro proprio perché dobbiamo essere solidali e essere un tutt'uno. Inoltre in Europa dobbiamo protestare agli alti livelli, continuare la nostra protesta perché i nostri obiettivi devono essere simili, non solo per noi, ma dobbiamo lottare per tutti quanti, per i nostri bisogni e dobbiamo avere il supporto di tutti, proprio per lottare per i diritti umani e tutte le associazioni devono lottare per lo stesso diritto. Senza l'aiuto di tutti non potremo andare avanti, vi dico la verità. Per favore, venite, supportateci tutti quanti perché dobbiamo lottare e farci vedere dal governo. In questa giornata saremo tantissimi e dobbiamo essere sempre di più, dobbiamo andare in tutte le strade di Milano e dobbiamo farci vedere a tutti, dobbiamo mostrare la nostra rabbia, mostrarci, gli udenti dobbiamo farci guardare dagli udenti, dobbiamo essere visibili sia dalla stampa che dalla televisione. Gli obiettivi sono quelli di conquistare i nostri obiettivi, dobbiamo riuscire ad arrivare al governo e quindi è per questo che dobbiamo essere solidari e lavorare tutti quanti, con l'ENS di Milano e tutte le altre associazioni. Ecco, non voglio dilungarmi, vorrei solo dirvi che dalla Francia sono arrivato qui e la cosa più importante è che voi siete i benvenuti. Da Parigi a Milano ci sono i marciatori e questi marciatori arriveranno alle 2 e loro sono i benvenuti. È una cosa che mi emoziona tantissimo. È la prima volta nella storia che accade che dei sordi marciano per 950 chilometri. Non credo che nessun altro l'abbia fatto. E dunque è la prima volta nella storia e dunque noi dobbiamo ospitarli e dargli il benvenuto. Di nuovo lo farò per dargli il benvenuto. Grazie, auguri ai sordi francesi, italiani, europei e anche mondiali. Dunque auguro a tutti un benvenuto.